Palazzetto di Largo Anguissola si parte, basket in carrozzina, Memorial Angelo Saitta, indimenticabile medico dell'ospedale di Villanova, molti degli atleti in campo hanno ritrovato grazie a lui una nuova vita. Sta cambiando la percezione della disabilità nello sport, siamo pronti. Si parte, siamo pronti, prima partita, comincia Villanova Parma, il derby del Ducato, cominciamo una 2 giorni di grande sport. Vi aspettiamo, Piacentini, vi aspettiamo perché nell'anno delle Paralimpiadi è importante conoscere questo sport, conoscere la disabilità e capire che la disabilità spesso è più negli occhi di chi la guarda che nelle difficoltà di chi la vive. Questo è sport vero, venitelo a vedere perché è importante per tutti, non solo per chi gioca. C'è entusiasmo e anche un bel po' di commozione. Facciamo un'invasione campo durante il riscaldamento, pronto? Sono nato pronto, è qualche anno che non portiamo più a casa il trofeo e quest'anno speriamo di portarlo a casa, insomma. Io sono nato pronto anch'io, sono prontissimo, è carico, speriamo che disputiamo un bel torneo e che ci divertiamo. Tra le file nemiche c'è anche un piacentino. La squadra di casa non vi darà tregua. Noi risponderemo, cioè quando si scende in campo le partite partono 0-0, quindi... Io ho vissuto 19 anni a Piacenza perché sono di San Nicolò, però poi sono andato a Parma per lavoro e la squadra più vicina era questa e sono 10 anni che gioco qua e sono molto contento però. Scoppiano grida, scoppiano i primi applausi sui primi canestri. Si continuerà domani, domenica, un gran finale alle 17 per un grande evento, tutto da vivere.